Salve a tutti, sono qui con lo psicologo, psicoterapeuta Claudio Lalla, che è anche autore di diversi libri, tra questi uno che tratta specificatamente sul come comunicare con i propri cari oltre la vita, attraverso la procedura della IADC, Induced After Death Communication. Ciao Claudio! Ciao Angela. Benvenuto, non vedevo l'ora di intervistarti per questo argomento molto molto interessante. E ho letto il tuo libro, mi è piaciuto tantissimo e quindi volevo parlare con te di questa cosa particolare che non conoscevo e che molti sicuramente che delle persone che ci ascoltano non conoscono, quindi è bene affrontare anche questo aspetto molto particolare. Allora, iniziamo a parlare in generale del lutto, come si attraversano questi periodi, ci sono vari periodi per elaborare il lutto, quando qualcuno ovviamente viene a mancare, sia esso un parente, un amico, o comunque qualcuno che ci sta a cuore, chiaramente. Sì. Allora, il lutto è un processo complesso che ha sia aspetti cognitivi che aspetti emotivi in particolare, e è un processo che procede per stadi, per fasi. La differenziazione in fasi che io preferisco è quella fatta da uno psicoanalista inglese che si chiamava John Bowlby e che contempla i seguenti stadi. Il primo è quello uno stadio della confusione, in sostanza, Certo. è il primo stadio, cioè quello in cui il soggetto, il superstite, non si rende bene conto di che cosa è successo, anche se razionalmente ne ha una perfetta coscienza, però a livello intimo, profondo, ancora non si è capacitato del cambiamento che è avvenuto nel suo mondo, Certo. e cioè che c'è stata una perdita che può essere appunto molto molto significativa. E questo stadio è uno stadio che dura generalmente poco, circa una decina di giorni, e viene seguito da uno stadio successivo, che è quello che lui chiama della rabbia e dello struggimento. Significa che il superstite cerca più inconsapevolmente la persona perduta, ha l'aspettativa che la persona perduta possa tornare, ed è arrabbiata anche Certo. per questo, perché la persona perduta non torna, e quindi è una rabbia di rivendicazione della sua presenza, di rivendicazione dell'affetto. Quindi la persona soffre per la perdita, ma questa sofferenza non è riferita pienamente a una perdita per morte, ma a una perdita come per allontanamento, Ok. proprio perché intimamente c'è questa speranza che l'altro torni. Ora, queste due fasi di cui ho parlato sono molto importanti anche dal punto di vista, diciamo, di quando il lutto diventa problematico, Sì. nel senso che se ci si ferma alla prima fase che ho detto, quella della confusione, in cui non ci si rende bene conto proprio di che cosa è successo, è quasi come se non fosse successo nulla, quindi non c'è Certo. nemmeno l'allontanamento che invece viene vissuto, l'assolutamento dell'altro che viene vissuto nella seconda fase. Se ci si ferma nella prima fase, dicevo, può esserci quel fenomeno che si chiama quel fenomeno di lutto patologico che si manifesta, che si chiama come assenza di lutto, assenza manifesta di lutto, no? Quindi, proprio perché la persona non prende atto di nulla di ciò che è successo in modo pieno, consapevole, nemmeno, del, non piene, nemmeno in modo parziale, cioè nemmeno come allontanamento di chi non torna, perché appunto stiamo parlando della prima fase, Certo. allora in questo caso c'è una apparente manifesta assenza di lutto. Quindi la persona sostanzialmente sembra
non soffrire, cioè sembra non crearsi, non vivere un problema drammatico per quello che sta accadendo, cioè l'assenza della persona amata. Quindi questa è una forma, diciamo, di lutto patologico. La seconda forma è qua, sia proprio quando ci si ferma alla seconda fase. In questa seconda fase, si ha questa manifestazione spesso, cioè tutto quanto viene lasciato esattamente così come è stato lasciato l'ultima volta dalla persona perduta. Sì. Quindi abbiamo una sorta di mummificazione. Sì. Diciamo, degli oggetti della persona perduta, del suo vestiario, della sua stanza, eccetera, E eccetera. non accade di rado Tutto questo, purtroppo. questo non accade di rado e tutto questo, diciamo, viene lasciato esattamente come era, proprio nell'attesa che l'altro possa tornare e quindi possa ritrovare tutte quante le sue cose. Certo. Queste sono le due forme principali di, diciamo, di complicazione del lutto, no? Perché si parla in tali casi di lutto complicato, però abbiamo queste due grosse varianti. Sì. Quando si è passati attraverso la prima e la seconda fase e si è andati oltre, allora si arriva alla terza fase, che è quella detta della disorganizzazione o della disperazione, cioè la persona questa volta soffre Realizza. per l'assenza della figura amata, però non più sperando in cuor suo che possa tornare, cioè si rende più pienamente conto che questa assenza è stata causata dalla morte. Perché tutto ciò accada ci possono vedere anche dei mesi, quindi qui vediamo la differenza tra una mera consapevolezza astratta della morte della persona amata e una consapevolezza più profonda. Quindi possiamo dire che a livello profondo abbiamo diversi livelli di consapevolezza che ci si va quindi sfumando da una consapevolezza più superficiale a una consapevolezza più profonda, con momenti anche in cui si può ritornare indietro e poi riandare avanti. Ecco, qui vediamo un'altra manifestazione quindi della complessità del processo del Certo. lutto. La quarta e ultima fase è la fase della riorganizzazione, in cui la persona sostanzialmente è venuta a patti con la perdita che ha subito. Vorrei precisare una cosa. Il dolore in questo caso è un dolore meno forte. Il lutto non è più un lutto acuto, è diventato un lutto integrato. Quindi la perdita, appunto, si è accettata. Fondamentalmente c'è l'accettazione della perdita. Il dolore, anche se diciamo meno acuto, però può permanere per tutta quanta la vita, no? Ma è Certo. un dolore che viene filtrato da nuovi significati. E qui entrano in gioco le after death communication. Cioè, le after death communication sono, prima di essere qualcosa che si riesce a vivere grazie all'induzione di uno stato di ricettività nello studio dello psicoterapeuta, sono dei fenomeni assolutamente naturali, assolutamente spontanei. Sono cioè delle esperienze, si parla di esperienze soggettive in cui la persona vive un momento di comunicazione, appunto, di connessione, di contatto, di ricongiungimento momentaneo con la figura amata. Queste after death communication avvengono in modo imprevedibile e quindi in modo inaspettato. Sono molto diffuse perché da studi fatti, in particolare mi riferisco a studi fatti dall'Università del North Texas, risulta che dal 70 all'80% delle persone in lutto, entro un anno dalla perdita, hanno una o più di queste esperienze spontanee, di after death communication, cioè di Ok. comunicazione post mortem. Ok? Quindi è chiaro che si tratta di un fenomeno che per quanto sia poco conosciuto, no? Diciamo, direi quasi censurato perché i media non ne parlano, però è un fenomeno poi che non può non incidere proprio per la sua diffusione sulla stessa evoluzione del lutto, perché Certo. le persone che hanno avuto un after death communication del tutto spontanea
sono state fatte appunto oggetto di studio per vedere come avevano vissuto questo tipo di esperienze. E loro ci dicono che queste esperienze sono vissute come positive, come molto confortanti, come rassicuranti, come esperienze rasserenanti. Quindi, se noi consideriamo la qualità che hanno queste esperienze con la loro diffusione, non possiamo non pensare che abbiano una influenza sull'evoluzione del lutto, cioè Certo. sull'evoluzione favorevole del lutto, che porta appunto alla quarta fase, la fase della riorganizzazione. E perché? Perché chiaramente fanno maturare nella persona che ha questo tipo di esperienze delle convinzioni nuove, e Chiaro. cioè la convinzione che il proprio caro c'è ancora, perché se no non si manifesterebbe, che sta bene, perché sono perché i propri cari si manifestano in salute e sereni, no? E che ci è accanto, perché altrimenti non ci si sarebbe manifestato, no? E quindi anche la convinzione o la speranza che un domani ci si possa rincontrare. È chiaro che Certo. quando si hanno queste quattro idee, l'evoluzione del lutto ne viene influenzata. E quindi ecco che si formano, diciamo, dei pensieri nuovi, o dei pensieri che già ci potevano essere prima per via di una tradizione religiosa, però dei pensieri nuovi nella loro forza, perché derivano da un'esperienza fatta in prima persona e Sì. non da narrazioni fatte da altri. È chiaro che con queste idee poi il superstite riesce a filtrare l'evento con significati nuovi e quindi ecco ad accettare maggiormente l'evento tragico della morte del proprio caro. Questo tipo di esperienza in effetti cambia veramente la vita, anche quando, per esempio, e ne parli anche nel tuo libro, si fanno regressioni alle vite passate, per esempio, quindi ci si rende conto che non si muovere davvero, per esempio, e di conseguenza si affronta la vita in una maniera diversa, perché è tutto non più semplice, ma più chiaro, quantomeno, perché insomma. Non possiamo dire che sia più semplice la vita, come per esempio, e ne parli anche nel libro, di fenomeni di N e di E e di Hobbes. Ci puoi dire brevemente di che cosa si Sì, tratta? diciamo che quando noi affrontiamo il tema della vita oltre la vita, no? Come a volte si Certo. dice, dobbiamo tenere presente che esistono, grosso modo, tre fenomeni da considerare e che vanno considerati tutti e tre per avere un quadro complesso. Per dirla con Totò, è la somma che fa il totale, no? Perché altrimenti se vediamo soltanto una cosa, poi Certo. possono rimanere dei punti interrogativi che invece reclamano delle risposte. Allora, ora ho parlato dell'after death communication, del tutto naturali e spontanee, che quindi Sì. avvengono senza l'intervento di nessuno, se non del proprio caro. Abbiamo poi queste altre manifestazioni di cui tu hai parlato. Beh, una di queste manifestazioni è quella di queste due altre grosse manifestazioni, è quella della visione che hanno i morenti. I Sì. morenti hanno spesso delle visioni dei propri cari che vengono a prenderli, no? E quindi queste visioni in punto di morte o sul letto di morte, queste visioni dei morenti sono molto importanti sia per la serenità con cui il morente si avvia a fare l'ultimo passo, sia anche per la serenità dei superstiti allorquando loro si rendono conto di quello che sta succedendo. Quindi è importante anche per questo motivo conoscere questo fenomeno, no? Conoscere questo tipo di esperienza dei nostri cari quando si avviano all'ultimo viaggio, no? Ebbene, questo tipo di esperienze sono state anch'esse studiate in modo Perché scientifico, in bisogna capire se particolare. effettivamente come si fa a capire che è Sì. vero, giustamente, che succeda nuovamente. Quindi ci Certo, sono sì, degli infatti. studi. Ci sono degli studi. Diciamo che lo studio più importante è quello fatto da Osis e Haraldsson. È stato fatto su ben 704 pazienti ospedalizzati. Sì. Ora, che cosa è emerso da questo studio? Che
Questo studio, scusate, è stato fatto chiedendo al personale medico infermieristico, no, di intervistare le persone che erano in reparti, dove ci si avviava verso la morte, quindi Sì. per esempio pazienti terminali, no? E di osservare se queste persone, questi pazienti, a un certo punto andavano a rasserenarsi, a illuminarsi e a guardare in qualche direzione o a seguire con lo sguardo, come se lì, in Ci fosse quell'ambiente fisico, ci qualcuno? fosse Sì. qualcuno. Ok. Allora, le infermiere, i medici, le dottoresse, quindi sono state avvisati di notare questa cosa e a quel punto di intervistare queste persone. Facendo questa cosa, quindi è emerso anzitutto che cosa loro vedevano, no? E quello che loro vedevano erano o delle persone care, già defunte, che loro conoscevano, da cui sapevano che erano amate, che loro avevano amato, oppure vedevano delle figure soprannaturali, anche delle figure soprannaturali, che venivano tutti quanti, cioè sia che fossero persone, parenti, amici, coniugi, oppure che fossero figure soprannaturali, venivano a prenderli con amore per accompagnarli nell'ultimo viaggio. Ecco. Allora, Osis e Haraldsson si sono naturalmente chiesti, domandati, se questa fosse come dire, prodotto di un'allucinazione, no? E quindi una cosa totalmente soggettiva, o se fosse un'esperienza che potesse avere un corrispettivo oggettivo. Certo. E è interessante notare che la prima cosa che loro hanno cercato di appurare era se ci stavano condizioni di tipo medico che potessero indurre allucinazioni, e hanno riscontrato che queste condizioni non c'erano. Non Per erano es neanche una di sotto queste. effetti di farmaci particolari. Esattamente, perché queste persone non prendevano farmaci che potevano indurre allucinazioni, perché queste persone, le allucinazioni possono essere prodotte anche per esempio dalla febbre molto alta. Sì. Però il 92% di questi 704 pazienti aveva una febbre inferiore a 39 gradi. Perché chiaramente sopra i 39 gradi tu puoi Sì. cominciare ad avere, ma sotto i 39 gradi questo non Non è accade. all'ordine del giorno. Quindi, diciamo, questo non c'era, ma anche la natura di queste esperienze era una natura che non si confaceva a quella allucinatoria, perché quando si hanno allucinazioni da farmaci o allucinazioni da febbre, oppure allucinazioni da collasso di organi, quello che avviene è che la persona anzitutto si rende conto che sono allucinazioni e quindi non le scambia per fenomeni oggettivi, la prima cosa. La seconda è che sono allucinazioni diverse, cioè sono delle immagini diverse. Per esempio, si possono vedere animali che si arrampicano sui muri, no? Ma non si vedono i propri cari che ti vengono a prendere, né figure, diciamo, soprannaturali che fanno questa No, cosa. no, certo. Quindi sono delle allucinazioni che prima di tutto sono fastidiose e poi di cui il paziente è cosciente, e della cui natura il paziente è cosciente, tant'è che i pazienti in questi casi ne parlano con i dottori e proprio per essere avvisati a non averle. Quindi Ho capito. sia le condizioni mediche in cui queste cose avvenivano, sia la natura di queste cose non era congrua con l'idea che potessero essere allucinazioni. Quindi anche in questo caso abbiamo dei buoni motivi per ritenere che potessero essere delle visioni oggettive. Queste sono le visioni sul letto di morte. Poi abbiamo le famose esperienze di premorte, cioè le near-death experiences, no? In questo caso il paziente è ormai morto, perché vengono chiamate di premorte, ma in realtà sono esperienze che si hanno in stato di morte clinica. Diciamo, quelle più frequenti sono esperienze di morte clinica, Sì. ovvero che significa che il paziente, il cuore non batte più, che il respiro non c'è, e poi che, soprattutto, questa forse è la cosa più importante, l'elettroencefalogramma è piatto. Piatto.
Quindi, essendo l'elettrocefalogramma, questo è molto importante perché siccome l'elettrocefalogramma è piatto e c'è il cosiddetto silenzio elettrico nel cervello, no? Non sarebbe possibile che a partire da strane attività del cervello si producessero allucinazioni. È chiaro, Questo è infatti. il discorso. E quindi in questo stato di morte clinica, però, le persone hanno quello che tu dicevi prima, l'OBE, no? L'out-of-body experience, cioè quindi si sentono uscire fuori dal corpo Sì. e in quello stato osservano tutto quello che accade. E queste uscite fuori dal corpo sono importanti proprio per poter verificare anche qui l'oggettività di queste esperienze, no? Perché se poi E si sono riprendono ti raccontano quello che hanno stati. visto, magari addirittura in un'altra stanza. Ho letto di esperienze, Esattamente. perché ci si sono mossi e magari hanno visto qualcuno che piangeva in un'altra sala Come e no? qualcosa che hanno Sì. detto. Sì, e ripetono Esattamente, come tutto. no, certo, e ripetono tutto. Ma infatti anche da questo punto di vista sono state fatte delle ricerche molto interessanti, e forse la più interessante di tutte è quella della Holden, Jane Holden, che ha considerato una novantina di questi casi che erano, diciamo, in cui si poteva fare un confronto tra quello che loro avevano detto che era successo nella camera di rianimazione, no? E quello che invece è quello che raccontavano che fosse successo i medici e gli infermieri. Sì. Quindi avevamo la possibilità di un confronto. La Jane Holden ha considerato, ha usato un criterio molto selettivo, molto severo per dire che un'esperienza poteva essere non attendibile, e cioè che contenesse anche un solo elemento di discordanza, uno Ah. solo, che è fin troppo severo, no? Perché anche noi, quando ricordiamo delle cose, possiamo fare degli errori, no? Nel ricordare Certo. delle cose. Ebbene, ciò nonostante. Considerando questa novantina di esperienze, circa il 92% di queste esperienze era senza nemmeno un errore. Ah, quindi Quindi, proprio neanche a volerlo trovare proprio niente. uno solo. Quindi, quello che veniva raccontato dai pazienti coincideva perfettamente con quello che i medici e gli infermieri avevano raccontato che fosse successo. Quindi, non c'era Quindi. nessuna discordanza. Chiaramente questa è una forma di prova scientifica della attendibilità, dell'oggettività di questo tipo di esperienze. Poi chiaramente Certo. ci sono le cose che dicevi tu, cioè le persone in questo stato dicono che possono spostarsi, muoversi da un ambiente all'altro e che diciamo, grazie a questa loro capacità possono vedere quello che accade negli altri ambienti, oltre che nell'ambiente dove c'è il loro corpo che sta in rianimazione, no? E Sì. quindi possono poi dire ai propri parenti quello che hanno fatto, come erano vestiti, come eccetera, eccetera, tutte queste Sì, cose. tutto Insomma, quello abbiamo. che di particolare hanno visto in quei momenti, cosa che non poteva Esattamente. essere vista da nessuno, No, perché, non e potevano soprattutto dalla persona che assolutamente. era lì con l'elettroencefalogramma No. piatto e No. proprio praticamente dichiarato morto, perché insomma, beh, Esatto. C'è sono. anche un'altra ricerca importante, pure che è stata fatta da Penny Sartori, in cui sono stati messi a confronto due gruppi, un gruppo di persone che aveva avuto questa out-of-body experience e un gruppo invece che non l'aveva avuto. Di coloro che appunto erano stati di cui era stata dichiarata la morte clinica, no? Ok. E si è potuto constatare che le persone che avevano avuto questa esperienza davano dei resoconti appunto molto come dire, molto precisi e dettagliati, no? Di quello che stava succedendo nella stanza, mentre invece le persone che non l'avevano avuto, che potevano soltanto immaginare, potevano affidarsi soltanto alla memoria di telefilm, no, americani, no, di Sì, quello sì. che succede, ma e quindi prendevano dei grandi strafalcioni. Quindi Proprio abbiamo modo di controllare questo tipo di esperienze. Però noi sappiamo che queste esperienze possono presentare voglio dire, queste esperienze di premorte, possono presentare queste uscite fuori dal corpo, ma possono poi manifestare anche altri aspetti, no? E se vuoi ti posso riassumere. sì, poi così parliamo per bene della IADC invece. Ok. Sì.
Termina Okay. questo. Questo è interessante perché poi negli ADC, cioè in queste after death communication che sono non soltanto intenzionalmente cercate grazie all'induzione di uno stato di recettività mentale, ma che sono anche molto più ampie, articolate e Sì. profonde, noi potremo riscontrare diversi elementi che abbiamo visto esserci sia nelle esperienze di premorte di cui sto Ah, parlando, sia nelle esperienze ecco. di visione dei morenti. E quindi allora vale la pena di dire brevemente anche che altro succede in queste esperienze di Sì. premorte. Allora, diciamo che ora non tutti hanno, diciamo, coloro che hanno esperienze di premorte vivono tutto questo tipo di sviluppo dell'esperienza, però mettendolo insieme viene fuori questo quadro, e cioè che dopo essere usciti fuori dal corpo, loro intanto trovano nuovamente i propri cari che sono venuti a prendere, stanno ancora là, Ah, sono ho tornati. capito. Esatto, quindi no, gli stessi che hanno visto prima poi li ritrovano in questo ambito. Sì. E dopo vanno verso questo tunnel, si ritrovano spesso in questo tunnel, no, in fondo al quale c'è una luce da cui sono attratti, e vanno a grande velocità verso questa luce, e infatti questa luce tende a ingrandirsi proprio come succede quando ti avvicini Ti avvicini, a una certo. luce del genere. E arrivati di fronte a questa luce, appunto, si sentono al cospetto di un'entità che emana un amore infinito e incondizionato nei loro riguardi e dotata di una infinita conoscenza, e che loro diciamo, riconoscono come Dio. Ok. Al cospetto di questa luce, loro, questo è interessante, capiscono tante cose che ignoravano del tutto quando erano in vita terrena, cioè Ah, capiscono certo. perché, diciamo, sono nati in quella famiglia dove sono nati, perché hanno avuto quei genitori e quei fratelli, capiscono perché hanno fatto certi incontri. Capiscono qual era il senso della loro vita, quindi lo scopo, capiscono quindi che la vita ha uno scopo, è Certo. come una missione che va svolta. Capiscono anche a livello di macrocosmo perché esistono eventi negativi, perché esistono diciamo, eventi sia prodotti dagli uomini sia prodotti dalla natura, che possono causare dolore e morte, e capiscono che tutto questo però rientra in un piano, in un disegno superiore, che è volto al bene. No? Quindi hanno questo tipo di nuova coscienza, di nuova consapevolezza. Dopodiché la grande luce fa una domanda, la fa non con un tono giudiziario, ma con il tono di un buon insegnante. La domanda è: che cosa hai fatto della tua vita? E a quel punto loro rivedono tutta quanta la propria vita passata, cioè quindi ogni azione, ma vedendo le azioni possono vedere non soltanto quello, possono Che vedere hanno non soltanto provato, ma quello, anche hanno fatto provare agli altri. possono provare anche quello che hanno provato agli altri con queste loro azioni, sia con quelle positive sia con quelle negative. Certo. E infatti io prima ho detto vedono, però non è soltanto un vedere, perché vedono, ma al tempo stesso rivivono queste varie parti della Sì. loro vita, da quando sono nati fino a quando poi sono morti. E quindi, diciamo, fanno quella che viene chiamata la revisione della propria vita, della propria esistenza. Chiaramente andare a percepire ciò che hanno prodotto negli altri, sia dal punto di vista emotivo, sia nelle loro vite, a seguito delle loro azioni, provoca, diciamo, un livello di consapevolezza, di coscienza diverso, superiore a quello che avevano prima. E Chiaro. anche per questo motivo, e questo è un altro dei motivi per cui queste esperienze possono essere estremamente trasformative per chi torna. Per chi torna, certo, sì. Esattamente. E poi
c'è l'ultima fase in cui tornano a confrontarsi con la grande luce oppure con qualcuno dei loro cari che gli dice: non è ancora giunto il tuo momento. Per cui a quel punto tornano nel proprio corpo, anche diciamo con grande disappunto, perché molti di loro avrebbero voluto rimanere lì dove erano. Sì, Altre perché si volte può sentono accadere, bene. Sì. esattamente, altre volte sono loro stessi che decidono di tornare perché si sentono ancora necessari, indispensabili per qualcuno dei propri cari che hanno lasciato in vita, in terra, nel mondo. Ecco, sono stati fatti anche qui degli studi per vedere che cosa, per vedere anzitutto, se, appunto, come ho detto prima, se c'era corrispondenza fra quello che loro avevano visto in stato fuori dal corpo e quello che era accaduto materialmente intorno a loro. Ma sono stati fatti degli studi anche per vedere la loro trasformazione. E si è visto che perché questa una esperienza così straordinaria sia elaborata in maniera abbastanza compiuta, occorrono circa 7 anni. Accidenti. Si è visto in due studi, perché chiaramente è un'esperienza talmente straordinaria che richiede tempo di elaborazione da parte del soggetto, della persona che l'ha vissuta. E le persone, diciamo, tendono a vivere la propria vita in un modo diverso e quindi tendono a improntarla a due valori che hanno riscoperto in questo viaggio nell'aldilà. E questi due Immagino. valori sono l'amore e la conoscenza. Quindi diventano persone che poi possono cam anche cambiare lavoro, o il lavoro che fanno in un modo completamente diverso. Il rapporto con la religione può cambiare perché diventa un rapporto meno legato alla ritualistica religiosa e più improntato al senso, no? Della vita e al senso profondo di quello che può dire di giusto una religione. Sono persone che cominciano a manifestare interessi nuovi che prima non Certo. avevano, interessi proprio di conoscenza, eccetera, eccetera. Quando questo tipo di esperienze sono vissute da persone giovani o da bambini, possono spingere queste persone anche a fare certi tipi di lavoro piuttosto che altri. In genere è più facile che scelgano o lavori di cura degli altri, quindi come l'infermiere o il medico, Sì. l'assistente sociale, oppure lavori diciamo, di ricerca, in qualche modo di ricerca, di conoscenza, non necessariamente, non necessariamente filosofica, ma la filosofia è una delle cose che può essere, che può attrarre queste persone che in gioventù o nell'infanzia hanno avuto queste esperienze. Ma anche una ricerca condotta attraverso l'arte o attraverso la musica, no? Quando si Certo. dedicano alla scienza, spesso si dedicano alla fisica quantistica. Che Diventano nomini fisici, anche alcuni, nel tuo libro. Eh esatto, sì. alcuni diventano fisici quantistici, perché la fisica quantistica tende a fare da ponte, no? Tra, diciamo, come dire, tra la fisica e la filosofia e la teologia, diciamo così. Ecco, Certo. È allora molto, molto interessante. è importante tenere presente queste cose perché qui arriviamo all'induced after-death communication, cioè in questo Certo. stato, è un stato, assunto, diciamo questo, che si raggiunge in due sedute di 2 ore ciascuna in 2 giorni consecutivi. Ok. Quindi della seconda seduta, quindi letteralmente dall'oggi al domani, sì, il 75% delle persone riescono a vivere un'esperienza di connessione, di comunicazione con il proprio caro non più in vita terrena. Ok. Questa, ora, quando le cose vanno molto bene, le persone possono avere anche esperienze che possono durare 2 ore. Certo, Allora, perché se ci capisce riescono bene subito in che, seconda giornata, chiaramente hanno esattamente, 2 ore a disposizione. se in seconda giornata comincia subito, l'esperienza loro hanno 2 ore a disposizione.
Quindi in 2 ore si può comprendere bene quanto possa essere articolata e profonda questa esperienza. Certo. Quindi diciamo che la quantità consente anche la qualità dell'esperienza. Chiaro. E ecco, e allora è importante notare questa cosa, che in queste esperienze troviamo, questa volta di IADC, quindi Induced After Death Communication, troviamo le stesse cose che abbiamo visto nelle esperienze dei morenti, quindi in punto di morte, e le stesse cose che abbiamo visto nelle esperienze di pre-morte, o di morte, che in realtà Ok. sono le esperienze di morte clinica. Questo ci fa pensare quindi che sono tre finestre, quindi, no, tre finestre, quindi la finestra di chi sta benissimo, ma dal punto di vista fisico, ma è afflitto da un lutto, la finestra di chi sta morendo e la finestra di chi è morto. Sono tre Ok. finestre sullo stesso scenario, quindi Ah, vedono le ecco. stesse cose. Questo è interessante anche Eh perché sì. ci permette, beh, certamente ci permette anche di domandarci, ma come mai persone che stanno in condizioni così diverse vedono le stesse cose, Sì. sperimentano le stesse tipo di esperienze, no? La risposta ovviamente potrebbe essere che sono effettivamente tre finestre su uno stesso scenario oggettivo. Oggettivo, Non sì. soggettivo. Esatto. Quindi in prima giornata che cosa si fa nelle prime 2 ore? Come si affronta l'inizio di questa possibile scoperta di ciò che Sì. c'è al di là? Allora, diciamo, in prima giornata fondamentalmente il terapeuta, chi fa questa cosa sono psicoterapeuti o psichiatri, che si sono specializzati in EADC Therapy, Sì. no? E quello che loro fanno, quello che noi facciamo, è fondamentalmente un lavoro sul dolore. Quindi noi Ok. lo facciamo, aiutiamo la persona ad avere un incontro molto intimo, molto profondo col suo dolore, no? Una frase che io spesso dico è abbraccia il tuo dolore, e a elaborare questo dolore, ma in maniera intensiva. E infatti Ok. richiediamo anticipatamente, lo diciamo questa cosa, e diciamo, richiediamo anticipatamente appunto di avere una grande forza, no? Di Certo, non poter è stare a semplice, contatto con un certo. dolore che può essere un dolore incommensurabile. Cioè immaginiamo una madre che ha perso un figlio, per esempio, Certo. no? Che magari E sfugge giornalmente, continuamente al dolore e lì invece si ritrova che lo deve proprio guardare, lo esattamente, deve vivere fino in esattamente, fondo, deve fino in fondo, accettarlo, perché se non esattamente. lo Quindi accetta non può andare avanti. diciamo che, allora, diciamo questo, che deve viverlo fino in fondo, l'accettazione avviene più che altro dopo, mi spiego meglio. In Cioè? prima giornata questo contatto intimo col dolore avviene attraverso due cose. Uno è questa concentrazione, questa attenzione intensa su quello che è successo, sugli aspetti peggiori che più fanno soffrire di quello che è successo. Sì. Okay? Questo, diciamo, ricorda molto la meditazione, in particolare la meditazione di consapevolezza, no? Cioè questa forma di meditazione che viene dalla tradizione buddista, no? Sì. E che viene usata non a caso sotto il nome di mindfulness, ma è quella, viene utilizzata anche, soprattutto negli Stati Uniti, proprio negli ospedali, dove si fa concentrare il paziente sul proprio dolore anche fisico. Ah. Ok? Esattamente. Perché è un modo questo di confrontarsi col dolore fisico per poterlo accettare e in qualche modo poterci convivere. Quindi noi facciamo la stessa cosa col dolore del lutto, però aggiungiamo un'altra cosa che si accoppia a questa perfettamente, e sono le stimolazioni bilaterali alternate. Cioè la persona, ora si fa molto anche online questa cosa per via del Covid, Certo, il immagino. paziente segue la persona, la fa mettere così, e poi in questa posizione che noi chiamiamo abbraccio della farfalla, la persona si dà delle stimolazioni alternate in questo modo. Ok? Fa questo a occhi chiusi e concentrata come nella meditazione, concentrata sul proprio dolore. Questo causa un
diciamo, un intensificarsi della percezione del dolore in genere, Certo. ma poi però il dolore andrà calando. Ecco che quindi questo tipo di lavoro serve per elaborare in questo modo il dolore, cioè quindi è un'elaborazione nel senso che a un certo punto la persona, dopo aver fatto questo lavoro, facendo questo lavoro in modo intensivo, raggiunge uno stato di momentaneo e conforto e Sì. parziale sollievo. Ecco, quando noi riusciamo a fare bene questo lavoro, la persona è pronta poi, il secondo giorno, a poter andare incontro a quella che è l'induzione e quindi ad avere la possibilità di una esperienza di contatto, di comunicazione col proprio caro non più in vita terrena. Però diciamo che la maggior parte del lavoro che noi facciamo è sul dolore. Un po', Certo. quando la persona è riuscita a raggiungere questo stato di maggiore, diciamo, sollievo, allora è ormai pronta per poter avere quella esperienza. Può succedere, per esempio, che la persona già dopo la prima giornata torni da noi e ci dica che per la prima volta dopo anni ha dormito abbastanza bene. Ah, No? ecco, sì. Però questa noi la consideriamo come una premessa alla cosa più importante che deve avvenire dopo. Perché il giorno dopo, quando se c'è l'esperienza, e ripeto, c'è in circa in media nel 75% delle volte, allora, alla luce di quell'esperienza, la persona avrà i suoi motivi molto forti per cominciare ad accettare l'evento tragico che è accaduto. Ecco che Ecco, sì. Più l'accettazione noi la vediamo più come in un seconda frutto giornata. dell'esperienza, esattamente. E per questo motivo questa è una sorta di terapia esperienziale, cioè si basa fondamentalmente sull'esperienza della persona. È l'esperienza che fa la differenza. E che porta alla cura e che riesce a far superare la persona lo stato di afflizione profonda in cui si trova, perché Certo. introduce appunto quei significati che dicevo prima, che cambiano la situazione, perché quei significati che ci dicono il mio caro c'è ancora, sta bene, mi è vicino nella vita di tutti i giorni, verrà il giorno in cui ci ricongiungeremo definitivamente. E l'esperienza dice proprio questo, perché infatti i nostri cari appaiono esserci ancora, stare bene, in genere appaiono felici, sani, ringiovaniti, no? E comunicano al superstite che gli sono vicini quotidianamente e gli sono vicini in modo attivo, quindi anche aiutandolo. Aiutando. E anche partecipando ai momenti di letizia, di festa, di convivialità. Sempre interessante che il paziente possa rivedere delle scene della propria vita passata in cui il proprio caro non ci poteva essere perché era ormai defunto Sì. e dove invece il proprio caro c'è. E il proprio caro fa vedere come lui c'era. Per Ah, ecco, ho esempio, capito. Tipo, magari si esattamente, è per esempio, sposato, dice se ci fosse stata la mia bravissima, mamma, e invece c'è. letteralmente, proprio letteralmente, Sì. esattamente, proprio queste cose qui. Quindi fa vedere la stessa scena, ma con lui presente. Per dire, vedi, io c'ero anche in quei momenti di festa, oppure a Natale, fa vedere che lui c'era, no? Sì. E questo, tra l'altro, introduce anche un aspetto molto interessante che è questa visione delle cose del passato, no? Diciamo, che però appunto comprende la presenza di una persona che invece non c'era dal punto di vista materiale, no? Cambia tutto, Cambia certo. tutto. Quindi questo per dire, oppure ti dicono che ti sono vicini perché ti suggeriscono, diciamo, dei pensieri per affrontare le situazioni. Che tu non riconosci come provenienti da loro, no? Che quindi ti arrivano telepaticamente, ma ti arrivano in modo più debole e quindi tu riprendi per pensieri tuoi, mentre invece la fonte possono essere loro. Sì. Oppure che Ne ti sono danno quel convinta di senso, questo.
Sì. oppure ti possono dare quel senso di serenità o di luce che ti consente una lucidità mentale necessaria per affrontare momenti di difficoltà. Oppure Sì. possono intervenire influendo su altre persone affinché poi si muovano in modo da Poterti aiutare magari. Sì. In poterti aiutare o poterti, diciamo, non danneggiare. Ecco, quindi qualche modo, loro certo. hanno una vicinanza attiva. Come quella che potevano avere prima, ma questa volta però diciamo in modalità diverse da quella che potevano utilizzare Sì. precedentemente, ovviamente. Spiegami una cosa della seconda giornata. Quindi c'è un'induzione, che cos'è? È sempre una sorta di meditazione, un'ipnosi? Che cos'è in seconda giornata per riuscire ad arrivare a questo incontro nel 75% dei casi, che è tanto comunque? Guarda, allora, l'induzione, ora non vorrei entrare troppo in questi dettagli tecnici, però ti posso dire che è un processo molto breve, Ok. perché la persona, ecco, e ti posso dire una cosa importante, cioè nell'induzione noi ancora non parliamo del defunto. Quindi, allora, Ok. del defunto si può non parlare, cioè il terapeuta, diciamo, dell'esperienza che si può avere col defunto durante tutta quanta la IADC, può non parlarne mai. Ok. Quindi, ed è importante sottolineare una cosa: non c'è nessuna evocazione, come dire, induzione dell'esperienza, c'è induzione di uno stato mentale di recettività, Ah, ecco, dopodiché l'esperienza ok, avviene chiaro. spontaneamente. L'esperienza Sì, avviene si mette spontaneamente ed è in tutto condizioni la spontaneo. persona di potersi Esatto. abbandonare a questa esperienza. Esattamente, poi l'esperienza avviene con la stessa identica spontaneità che ha, diciamo, quando sono esperienze del tutto naturali. Ok. Quindi, da questo punto di vista, la IADC Therapy è una specie di terapia naturale, perché si limita diciamo, a promuovere una esperienza che in genere avviene in modo del tutto spontaneo. Sì. Però è una promozione, quindi non è una induzione dell'esperienza, si promuove inducendo lo stato mentale di recettività, ma anche nel caso della IADC l'esperienza è del tutto spontanea. E quindi torniamo a quello che dicevo all'inizio: se effettivamente il lutto riesce a raggiungere l'ultima fase, quella della riorganizzazione, grazie alle ADC, con la IADC si segue la via naturale che promuove un'evoluzione Certo, favorevole del quindi è lutto. importante non farlo nella prima fase di lutto, questa esperienza, perché non riesce. Esattamente. No. Allora, sia nella prima che nella seconda fase. E Ok. infatti si preferisce dire appunto ai pazienti di aspettare almeno 6 mesi prima di rivolgersi a noi, perché orientativamente in media occorrono, in media chiaramente, poi noi dobbiamo fare una media, però occorrono all'incirca 6 mesi perché effettivamente si sia entrati in quella che viene appunto chiamata la fase della disorganizzazione o della disperazione, in cui la persona Ha soffre realizzato proprio, sì. per la perdita del proprio caro, ma non perché è partito e potrebbe tornare, ma perché purtroppo è morto. Allora noi, diciamo, preferiamo lavorare con pazienti che sono entrati nella fase della disperazione. Ok. Oh, dopodiché, se ci sono dei limiti temporali diciamo, a partire dal lutto, quindi questi 6 mesi, no, che noi ci diamo, dopo la IADC si può fare anche 20 anni dopo la morte del proprio caro, o 30 anni, Certo, cioè non ci certo. sono limiti temporali successivi. Tant'è che, per esempio, vengono anche persone che hanno un lutto ormai elaborato, no? Un lutto già elaborato, quindi non è più un lutto acuto. Quindi non c'è più quel dolore devastante che poteva esserci all'inizio, e loro ugualmente hanno queste esperienze di after death communication. Quindi mettiamo un paziente cui è morta la mamma quando era un bambino, può venire da noi a 50 anni e vivere un incontro con la sua mamma e potersi dire dopo tanti anni delle cose
di cui sentiva il bisogno di parlare con la mamma. Sì, no, no, capisco benissimo. Sto pensando per esempio a mio nonno che è morto quando io avevo 8 anni. Per me è stato come, non so, perdere braccia e gambe insieme, perché per me era tutto, giocava, mi dava tantissime attenzioni, eccetera. Quindi è stato qualcosa che ha condizionato comunque il resto della mia vita, perché comunque mi sono sentita in qualche modo in dovere di crescere quasi da sola, tra virgolette, proprio perché non c'era più quel supporto che addirittura in qualche modo sostituiva, tra virgolette, ovviamente, papà e mamma che magari erano un po' meno presenti, no? E quindi questa cosa Certo. poi ti condiziona, perché dici no, no, non c'è più, ce la devo fare Condiziona. da sola. Sì. Ce la devo fare da sola, certo, infatti. È Sì. interessante notare anche una cosa, che una volta entrati nello stato di ricettività, poi si può parlare con qualsiasi altra persona cara che si è perduta. Cioè, anche se si viene per, mettiamo, una mamma viene perché ha perduto il figlio, ma Sì. una volta nello stato di ricettività, poi può parlare anche col suo, con il proprio genitore che lei ha perso, con un nonno. Quindi anche questo, per esempio, depone a favore dell'oggettività dell'esperienza, perché se l'esperienza fosse allucinatoria, come dettata dal desiderio di parlare con Si uno vedrebbe specifico soltanto quella persona lì, familiare, si certo. vedrebbe soltanto la persona lì, ma non Certo. potresti vedere indifferentemente qualsiasi altra persona, che spesso invece queste persone, tra l'altro, si presentano spontaneamente. Come si possono presentare spontaneamente, oppure come possono essere anche, diciamo, cercate e cercati gli animali d'affezione, quindi cani, gatti, che anche loro testimoniano di far parte di questo oltremondo, Certo, di questa vita oltre la vita, e di continuare certo. a stare con i loro padroni, i loro antichi Sì, padroni. capito, capito. Ma poi ho letto anche nel tuo libro, a proposito, fallo vedere perché ancora non l'abbiamo fatto vedere. Libro, ecco, questo è Ecco. Perdita di ricongiungimento, non so se si legge. Sì. Importante è la seconda edizione, perché la Seconda seconda edizione, edizione, ecco. esattamente, è, diciamo, stata riveduta, corretta e è anche ampliata. Ampliata. E ho letto che c'è la possibilità di avere addirittura delle predizioni dai Sì, perché, allora, familiari. perché allora, anche questa è una cosa che rimanda, che ci fa passare dalle esperienze degli ADC alle esperienze di premorte. In che Ok. senso? Che sono stati studiati sempre in alcune università, è stata studiata l'esperienza del tempo che hanno le persone quando sono in uno stato di premorte. Ok? Quindi, in questo tipo di stato mentale, l'esperienza del tempo è diversa, loro dicono. Ebbene, anche nelle IADC, nelle Induced After Death Communication, emerge questo differente rapporto con il tempo. E come si Ok. manifesta? Si manifesta nel senso che i nostri cari ci dicono che possono sia viaggiare nel passato, sia vedere il futuro, senza poter interferire col passato. Non posso interferire col passato, però possono rivivere dei momenti gioiosi, no? Da loro vissuti anche con noi, no? Nel passato. Vada bene, non ricordarli, ma riviverli, quindi Riviverli proprio, come se esserci. fossero al presente. Quindi loro stanno con noi, non soltanto nel presente, ma anche nel passato. Quindi loro ci Ok. rincontrano nel presente e nel passato, e però possono anche vedere il futuro. Quindi certe volte succede che anticipino degli eventi alle persone che li hanno perduti, ai superstiti, no? Proprio perché loro questi eventi li possono vedere. E che poi chiaramente i superstiti verificheranno se questi eventi anticipati Certo. si sono verificati oppure no. Certo. Però è interessante notare che questo rapporto col tempo è appunto un rapporto di tipo diverso,
come testimoniato anche da chi ha esperienze di premorte. Infatti, anche in quel caso, che cosa succede? Che intanto si rivive la propria vita Sì. terrena, ma la si rivive, cioè quindi la si rivede e la si rivive in prima persona. E la si rivive, come dicevamo prima, percependo anche ciò che hanno vissuto gli altri a seguito delle nostre azioni. È interessante che loro ci dicano, nelle IADC, che hanno rivissuto quello che hanno vissuto con noi, ma vivendo anche la nostra gioia di quei momenti. Vedi, la Bello, stessa cosa molto succede bello. anche in questo caso, no? La stessa cosa. E così anche nelle esperienze di premorte, diverse volte accade che si abbiano delle visioni, dei flash sul futuro, no? Che poi vengono anche raccontati quando loro tornano. E altra cosa che succede nell'esperienza di premorte, possono raccontare di aver visto anche delle proprie vite passate. Questo avviene anche nelle IADC, non sempre, ma talvolta, diverse Talvolta. volte. Talvolta la persona cara appunto inizia a parlare di vite, altre vite che in passato sono state vissute col Con superstite. quella stessa persona. Ok. Esattamente. Quindi, come vedi, cioè quello che Lo scenario è accade ampio proprio. è ampio ed è molto articolato ed è in comune. Quando si Sì. aprono queste tre finestre si vedono le stesse cose. Ad Particolare, esempio, un'altra infatti. cosa. Molto, per esempio, un'altra cosa che appare nelle IADC Therapy è l'esperienza della luce. C'è sempre, quasi sempre, una luce che dà un calore di tipo affettivo. A volte, questa luce può essere una luce che c'è nell'ambiente, può essere una luce che emana proprio dai propri cari. I propri cari a volte. Avvolti proprio nella luce, sì. Sì, esattamente, ma altre volte, oppure appaiono come luce, e altre volte invece la persona ha una sorta di esperienza mistica, nel senso che si trova di fronte a una grande luce, no? E la descrizione che loro fanno di questa grande luce è la stessa descrizione che possono fare i pazienti che hanno esperienze di premorte, cioè una sorta di visione mistica di Dio. Ho È capito. incredibile È quindi come incredibile. si vedono le Si stesse trovano tutti cose. nello stesso punto praticamente, in situazioni diverse come abbiamo detto prima, ma poi alla fine lo scenario è quello. Scenario è Sì. quello. C'è Esattamente. qualche cosa che ci vuoi raccontare in particolare, ovviamente senza fare nomi per la privacy, qualcosa che ti è rimasto nel cuore quando hai fatto una di queste IADC a qualcuno che si è rivolta a te? Ma diciamo che mi rimangono un po' tutte nel cuore perché anche se si fa questo lavoro da anni e quindi si sono viste centinaia di esperienze di IADC, ogni volta è quasi come se fosse la prima volta. Sono Ok. sempre molto, colpiscono sempre anche il terapeuta, che poi ogni volta, nonostante questi tratti comuni, però ogni volta hanno la loro specificità, no? E ogni volta è commovente vedere come il paziente che prima piangeva di disperazione, poi pianga di Viaggio di gioia, commozione, di felicità. Di certo. felicità. Sì. E quindi diciamo che avrei l'imbarazzo della scelta. Il primo che ti viene in mente, il primo, senza scegliere. Ok. Beh, uno che mi ha fatto un'esperienza che mi ha fatto molto piacere è stata quella di una, per esempio, di una zia che ha incontrato il nipote, un giovane ragazzo, e con questo nipote ha potuto, diciamo, condividere proprio elementi di gioco che in paradiso. Che Quindi, diciamo, bello. l'ha trasportata Nel in suo nuovo questa, mondo. nel suo nuovo mondo e anche nel gioco. E del gioco, facendo lui del gioco un grande elogio, no? Del gioco e della gioia conviviale. Perché, ecco, Ok. anche qui loro portano degli insegnamenti, cioè anche loro, come nelle esperienze di morte, parlano dell'amore, della conoscenza, per esempio, diverse. Capita diverse volte che
la persona poi sappia dal proprio caro che ora studia, che ora vuol conoscere, rimanga molto meravigliata, perché dice quando era in vita terrena non gli importava niente, no? Certo. E invece dice cosa fai? Cioè, studio, come studi? Cosa studi, no? Sì. È interessante. E questo è un dato molto interessante pure. Oppure mi ricordo una mia paziente che ha incontrato il marito e il marito le ha spiegato in modo molto poetico come lui fosse accanto a lei, e cioè le ha detto, allora lei si è trovata con lui, abbracciata a lui, in questo scenario molto bello, diciamo di tipo soprannaturale. Questi scenari soprannaturali sono tutti quanti scenari naturali. Naturali, proprio una natura molto bella, come nuovamente nell'esperienza di premorte, e si sono trovati di fronte a una grande luna, e lui ha detto: vedi questa luna? Dice, adesso tu la vedi, ma anche quando la luna non si vede, quando tu non la vedi, non è che la luna non c'è, la luna c'è lo stesso, solo che tu non la vedi, e così io nella tua vita. Quindi, Certo. anche se tu ora non mi vedi nella vita di tutti i giorni, io Ci sono come la sono. luna che c'è, ma senza essere vista. Quindi la luna non è che scompare, non è che sia nulla, continua a esserci, così sono io. Oppure un paziente che vediamo, ecco, una paziente recentemente che aveva perduto il figlio che aveva sofferto di una malattia neurodegenerativa che gli aveva impedito fino alla sua morte di poter fare tutte quante le cose che poteva fare un bambino, e che l'ha rincontrato, e lì quando gli ha detto cosa fai, e lui gli ha detto adesso io corro, adesso io vado al mare, perché lei ha Bello. visto anche questi prati, questo mare. E poi gli ha fatto vedere anche che giocava con i cani, perché lui faceva la pet therapy e quindi lì poteva giocare con i cani, e a un certo punto ha visto un cagnetto nero con la lingua rosata, e l'ha visto in modo molto più distinto, e lui ha detto questo è il mio cane, cioè, hai anche proprio un cane tuo. E allora io gli ho suggerito di parlare con questo cane. No, e questo cane le ha risposto, perché telepaticamente, anche in animali Certo, perfetti, le certo. Sì, sì, rispondono. sì, Questo sì. è un vantaggio comunicativo che si ha nell'aldilà. E il cane gli ha detto che era molto contento di avere lui come padroncino. E chiaramente, per una mamma che ha avuto un figlio che è morto, ma che è morto dopo una malattia neurodegenerativa che gli impediva di Sapere camminare, che di fare sta anche altre bene, cose, che sapere gioca. che sta bene, che giocava, e sapere, come ha saputo, anche che sta con la nonna, no? E che si prende cura di lui. Ma io potrei raccontare centinaia, cioè Immagino. sono tutti quanti esperienze meravigliose anche per il Non terapeuta. le puoi fare a fare tutti i giorni, altrimenti energeticamente stai a terra dopo perché è troppo forte come esperienza. Allora, diciamo che non le faccio tutti i giorni, ma diciamo tutte le settimane sì. Sì. Tutte le settimane ci dedico 1 o 2 giorni a fare questo tipo di terapie. Tante esperienze, tantissime, e ripeto, tutte quante sono commoventi anche per il terapeuta e arricchenti anche Certo, per il terapeuta, perché questo è un certo. tipo di terapia che arricchisce non soltanto la persona che ha perduto un proprio caro, ma che arricchisce il terapeuta, perché ogni volta che si trova testimone di queste esperienze entra in una zona sacra della vita, Sì. e non può, diciamo, entrarci più volte senza che lui stesso non ne venga in qualche misura trasformato. Lo credo. Lo credo. E io penso infatti che queste sono le più belle soddisfazioni che mi ha dato anche il mio lavoro. Ma tu Io come ci sei In arrivato fondo all'IADC? faccio. Io ci sono arrivato sia diciamo, ponendomi il problema proprio da clinico, sia però perché io stesso sono stato afflitto da un lutto molto impegnativo, e quindi questo mi ha sensibilizzato Certo. al tema, esattamente. E quindi mi sono messo alla ricerca di quello che poteva esserci
di nuovo e sono entrato in contatto con questa forma di terapia che è stata, diciamo, dobbiamo dire, è stata scoperta dallo psicologo americano Alan Botkin, che quando faceva un lavoro con, un lavoro, diciamo, terapeutico con i veterani del Vietnam. I veterani del Vietnam che, come sappiamo, erano in larga parte afflitti da disturbo post-traumatico da stress. Sì. Però alcuni di loro erano afflitti anche da lutto traumatico, no? Come è facile che accada in guerra. Certo, E ti muore un lui compagno, aveva. vedi gli altri morire così, come se fossero Ah, mosche. esattamente. Certo. No? Oppure uccidi dei civili perché per errore, no? E poi ti senti in Ecco, colpa di avere anche quello che quello hai fatto. gravissimo. Esattamente. E quindi, oppure come in primo caso di Alan Botkin, fai amicizia, adotti già a livello psicologico, affettivo, una bambina vietnamita di 10 anni che era rimasta orfana a causa della guerra dei due genitori e che frequentava il campo americano, il campo militare americano, e poi questa bambina viene uccisa durante un bombardamento, no? Che del campo americano stesso. E quindi proprio muore, è come se ti morisse una figlia, no? Questo era Certo. successo a lui, che l'aveva intimamente adottata, la voleva adottare anche legalmente portandola con sé negli Stati Uniti. Questo soldato, dopo circa 30 anni ancora, non aveva superato questo Certo. lutto. E lui è stato il primo paziente ad avere un incontro con. Non ti sento. Ancora no? Ecco, allora sì. Sì. Ok, questa bambina vietnamita di nome Lee, che poi lui ha visto inaspettatamente, sia per lui che per Botkin, che è stato il primo caso di qualcosa di assolutamente imprevisto, che disse a questo soldato, si fece vedere che stava bene, era cresciuta. E disse che stava bene, che quindi era felice di non preoccuparsi più, no? E che si sarebbero Bello, rincontrati. Questo è il bellissimo. primo caso che risolse, diciamo, molto rapidamente, direi miracolosamente, questo Dopo lutto 30 anni, traumatico che poverino, durava è stato proprio 30 un anni. salvavita, certo. Sì, esattamente. E così questa forma di terapia è nata in questo contesto dei veterani del Vietnam, perché lui, Botkin, lavorava in un centro residenziale di cura per veterani del Vietnam che avevano subito questi traumi. Poi, una volta, diciamo, verificata l'efficacia all'interno di questo centro clinico, la terapia è stata messa a disposizione anche delle altre Certo, persone, sia negli certo. Stati Uniti e poi via via che si sono formati gli operatori anche in. Bene. Allora, prima di salutarci, facci vedere di nuovo il tuo libro perché sicuramente abbiamo messo in curiosità tantissime persone. Vediamo, Casa questo è il libro editrice per Edizioni Mediterranee, seconda Mediterraneo. edizione, Claudio Lalla, Perdita e E questa Ricongiungimento. seconda edizione, eccolo qua. Questo è il libro, è uscito in questa seconda edizione, riveduta, corretta, ampliata a febbraio. E devo dire, io sono contento di averlo scritto anche perché ho ricevuto poi tante mail di persone che l'avevano letto, persone che avevano perduto un proprio caro e che mi ringraziavano di averlo scritto. E quindi sono contento che sia un Certo. libro che diciamo, possa essere stato utile a chi ha Utile. avuto un lutto grave. Certo. Ok, grazie Claudio e spero che riuscirai a fare anche una terza edizione e a stupirci sempre di più con Speriamo. tutte le cose, Speriamo. perché anche perché lì dentro ci sono anche dei piccoli racconti, ecco, cosa che non abbiamo detto, di Sì. esperienze Sì. È di persone che si sono reincontrate in queste gli vero, ADC. sì, esattamente, proprio così. Io ti Grazie. ringrazio di questa tua ospitalità Grazie a te. e ti saluto e a tutti quanti coloro che hanno visto questa nostra intervista. Certamente, grazie a tutti e ciao, ciao. A presto. A presto, ciao.